La verità sulla scuola, ma bisogna capire bene che cosa si intende quando si parla di scuola, di educazione. In una società degenerata, completamente distrutta dal profitto, dalla visione del dio denaro, che scuola ci può essere? Non c'è nessun interesse in una società di questo tipo, che non ha più al centro dei valori, ma al centro semplicemente il business, una scuola che possa educare. E in effetti noi vediamo che nella modernità, soprattutto in tempi recenti, la scuola è completamente distrutta, in particolare nella realtà italiana. Nessuno investe nella scuola, anzi la scuola viene disprezzata, gli insegnanti vengono ipersfruttati, disprezzati anch'essi, e soprattutto non vengono apportate all'interno della scuola le straordinarie tecniche pedagogiche educative all'avanguardia. In una scuola veramente moderna ci dovrebbe essere l'insegnamento dello yoga, della meditazione, di un'alimentazione vegana e quindi sana ed ecologica. Tutto questo però viene ostacolato, almeno finora. Quindi se vogliamo parlare di una scuola per il benessere, per il vero benessere di una civiltà degna di questo nome, beh, allora bisogna un attimo cambiare i valori e quindi togliere il business e mettere qualcos'altro, eliminare certi pregiudizi e rivolgersi a dei grandi educatori, a dei grandi pedagogisti che noi ritroviamo nella storia dell'umanità e che sicuramente possono esserci di grande aiuto.